L'ascolto della parola del Cristo risorto, indirizzata alle sette chiese, ha purificato le comunità e le ha rese capaci di celebrare i santi misteri. Così l'Apocalisse di Giovanni si presenta come la rivelazione del progetto di Dio nella storia dell'umanità e la Chiesa, proprio partendo dalla difficoltà attuale in cui si trova, contempla la partecipazione alla storia della salvezza, sperimenta la potenza del Cristo risorto che la guida attraverso i tempi, attraverso le difficoltà delle varie situazioni. Nei capitoli 4 e 5 Giovanni descrive la scena principale. Dalla prima visione avuta nell'isola di Patmos, a cui ha fatto seguito la dettatura delle sette lettere, Giovanni viene chiamato a salire in cielo e partecipa ad una riunione del Consiglio Celeste. Viene ammesso nella sala del trono. Come era capitato a qualche antico profeta, così Giovanni, con una fantasia ispirata, entra nella sala del trono e vede dall'altra parte vede oltre il velo e comprende il senso della storia. Ciò che egli descrive nei capitoli 4 e 5 può essere riassunto in tre simboli fondamentali. Il trono, il libro e l'agnello. O meglio, i simboli fondamentali sono il trono e l'agnello. Il libro serve come elemento di raccordo. Possiamo paragonare questi due capitoli ad un dittico, cioè un dipinto su due tavole, due tavole parallele ma differenti. La prima rappresenta la creazione, la seconda la redenzione. Viene cioè evocato Dio creatore attraverso il simbolo del trono e Dio redentore attraverso il simbolo dell'agnello. Il passaggio dall'uno all'altro è determinato dal simbolo del libro. Vediamo nel dettaglio alcuni particolari. Giovanni viene invitato a salire in cielo, entra nello spirito, si ripete la stessa espressione già trovata all'inizio, anche qui la traduzione rapito in estasi è brutta, significa che è entrato in una dimensione profonda, illuminato dallo Spirito di Dio, e ha visto nel cielo un trono e sul trono uno che stava seduto. Il trono è il simbolo semplice del potere, del comando. Nel cielo c'è il trono. E il trono non è vacante, c'è chi comanda, uno seduto sul trono. È un'espressione che ritorna molte volte in tutta l'Apocalisse per indicare Dio come colui che regge l'universo, ma non viene descritto. Giovanni si accontenta di offrire alcune impressioni luminose evocate da pietre preziose. Colui che stava seduto era simile nell'aspetto a diaspro e cornalina. Un arcobaleno simile a smeraldo avvolgeva il trono. Era simile a impressioni luminose prodotte da delle gemme. Nessun particolare descrittivo. Intorno al trono di Dio ci sono altri 24 troni e su ciascuno di essi stavano seduti 24 anziani. Avvolti in candide vesti con corone d'oro sul capo. Chi sono questi 24 anziani? È una delle tante difficoltà interpretative dell'Apocalisse. Le proposte degli studiosi nel corso dei secoli sono state moltissime. Qualcuno ha pensato che fossero degli angeli, qualcuno ha pensato a 12 tribù dell'Antico Testamento e i 12 Apostoli del Nuovo, oppure 24 altri personaggi o figure simboliche. È probabile che non siano dei personaggi specifici. Il numero 24 nella tradizione giudaica richiama due realtà importanti. 24 erano le classi sacerdotali nel Tempio di Gerusalemme e secondo la tradizione giudaica 24 erano i libri della Bibbia. Questi 24 anziani che siedono su troni e formano il consiglio celeste rappresentano simbolicamente la storia, quelli che hanno fatto la storia, perché insieme ad essi ci sono altri elementi simbolici importanti, i quattro animali o esseri viventi in mezzo al trono e intorno al trono. Vi erano quattro esseri viventi, pieni d'occhi davanti e di dietro. Giovanni li descrive prendendo le immagini da Ezechiele e da Isaia. Ci sono questi quattro esseri viventi. Nella tradizione artistica cristiana sono diventati i simboli degli evangelisti: la figura dell'uomo, del leone, del vitello e dell'aquila. Ma non era questa l'intenzione di Giovanni, anche perché la riprende dagli antichi profeti. Sono immagini del creato, elementi importanti dei vari ambiti viventi. Con un linguaggio moderno noi potremmo dire che i quattro esseri viventi rappresentano la natura, la storia e la natura. Sono linguaggi moderni, nostri, ma servono per capirci meglio. Giovanni parlava un linguaggio differente, 24 anziani, 4 esseri viventi. Intendeva un concetto astratto come per noi sono storia e natura. Intorno al trono di Dio ci sono le vicende degli uomini e la realtà naturale del creato. Il trono regge tutto questo. Dio è il Signore della storia e della natura. La corte celeste adora il Signore Onnipotente e annuncia un momento in cui tutti adoreranno, dicendo... Tu sei degno, Signore, Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza perché tu hai creato tutte le cose e per la tua volontà furono create e sussistono. La chiave di lettura ci viene offerta da questo versetto innico. Il coro celeste canta la gloria di Dio, che ha creato tutte le cose. Dunque, anche se i singoli particolari possono essere complessi e difficili da capire, il senso globale della prima tavola è chiaro, la creazione di Dio. Giovanni ha descritto con linguaggio apocalittico, pieno di simboli, il quadro del Dio creatore. Passiamo al secondo quadro, dove viene raffigurato il Dio Redentore nel simbolo dell'agnello. Ma per arrivare all'agnello, Giovanni mette in scena una specie di vicenda, un dramma. Nella mano destra di colui che sedeva sul trono c'era un libro a forma di rotolo scritto sul lato interno e su quello esterno, sigillato con sette sigilli. Nell'antichità i libri non avevano questa forma, erano dei rotoli. E quindi un libro chiuso e arrotolato, tenuto nella mano destra, aveva la forma di uno scettro del bastone del comando. Nella mano destra di colui che regge il mondo c'è un libro, scritto completamente. Il segno del governo di Dio è un libro. Questo libro è sigillato con sette sigilli. Abbiamo già detto che il sette è un numero simbolico per indicare la totalità la completezza. Ma che cosa significa il sigillo? Nel nostro linguaggio dire sigillato vuol dire semplicemente chiuso, ermeticamente chiuso. Ma in realtà il sigillo corrisponde al nostro timbro, a una specie di firma è una autentica. Il sigillo apposto a un documento è la garanzia che quel documento appartiene a quella autorità che lo ha emanato. In genere nell'antichità era legato a un anello che aveva una particolare forma in rilievo e veniva impressa nella cera l'acca lasciando il segno della appartenenza. Un libro chiuso con sette sigilli vuol dire che appartiene totalmente a Dio, è proprio il suo. Che cosa rappresenta questo libro? Vidi un angelo forte che proclamava a gran voce chi è degno, cioè chi è capace di aprire il libro e di scioglierne i sigilli. Materialmente un sigillo è un filo bloccato da cera l'acca, ci vuole una minima forza per aprirlo, ma evidentemente qui si evoca qualche cosa di più grande. Il simbolo fa sempre venire in mente qualcos'altro, e quindi non dobbiamo mai fermarci alla immagine letterale, ma comprendere il messaggio nella sua dimensione più profonda e spirituale. Chi è capace di aprire il libro? Ma nessuno, né in cielo, né in terra, né sottoterra era in grado di aprire il libro e di leggerlo. Negli angeli, negli uomini, nei morti, nessuno è in grado di aprire quel libro. E io piangevo molto. È Giovanni che sta raccontando. Ha messo nella sala del trono, assiste a questa scena. Nessuno si trova, capace di aprire il libro. E io piangevo molto perché non si trovava nessuno in grado di aprire il libro e di leggerlo. Dunque, che cosa rappresenta questo libro? Non è semplicemente la spiegazione di qualche testo biblico oscuro. Deve essere qualcosa di molto più grande, molto più profondo. È il libro del mistero, è il progetto di Dio, è il senso della storia, è il significato della mia vita, è la risposta ai grandi perché esistenziali dell'uomo, è la risposta a quei problemi di fondo a cui nessuno di noi riesce a trovare spiegazione. E il pianto di Giovanni è il simbolo dell'angoscia dell'umanità. Dietro ci sono tutti gli uomini e le donne che nei corsi dei secoli si sono domandati perché e non hanno trovato ragione, spiegazione, motivo. È l'angoscia di tutti i letterati, poeti, filosofi che hanno cercato di capire. E non hanno trovato la spiegazione. Nessuno è in grado di spiegare il senso. Al pianto di Giovanni pone fine l'intervento di uno dei 24 anziani che gli dice: Non piangere più. Ecco, ha vinto. Il leone della tribù di Giuda. Egli aprirà il libro e i suoi sette sigilli. Era un oracolo profetico contenuto alla fine del libro della Genesi. Il leone di Giuda è un simbolo messianico, ma il leone è l'animale forte, feroce. È il re della savana, è il potente. Se vince il leone, vince sbranando gli altri. C'è un annuncio pasquale di vittoria. Non piangere, ha vinto il leone di Giuda. Ed ecco, vidi in piedi... In mezzo al trono, circondato dai quattro esseri viventi e dagli anziani, un agnello, come immolato. Siamo al vertice. Questo è il colpo di scena. Finalmente compare colui che ha vinto, l'unico in grado di aprire il libro. Ma era stato annunciato un leone e compare un agnello. È un capovolgimento dell'immagine. Ad un leone che sbrana i nemici si sostituisce un agnello sbranato, immolato, ucciso. Ma sta in piedi in quanto ucciso. Come fa a stare in piedi se è stato ucciso? Si trova in mezzo al trono. Giovanni non lo vede arrivare. Lo vede in mezzo al trono, ma in mezzo al trono c'era già uno seduto, vero? E come fa a starci l'agnello in mezzo al trono se c'è uno seduto sul trono? Capite come il simbolo sia teologico e voglia mostrare Gesù Cristo, morto e risorto, immolato ma in piedi, che è in mezzo al trono. Proviamo a tradurre in linguaggio teologico. Al centro del potere di Dio sta l'agnello immolato. Il cuore del governo cosmico, circondato dalla storia e dalla natura, è il Cristo morto e risorto. Egli aveva sette corna e sette occhi. Non disegnatelo. Non immaginatevelo nemmeno, diventa un mostro. L'Apocalisse non deve essere disegnata, deve essere immaginata mentalmente e tradotta in concetti. Un agnello non ha corna, se le avesse non ne avrebbe sette, e non ha nemmeno sette occhi. Disegnare un agnello con sette occhi e sette corna significa farne un mostro inguardabile. Ma se il 7 vuol dire totalità, che cosa significano le corna? Nel nostro linguaggio simbolico moderno significano tradimento coniugale. È un gioco simbolico, non abbiamo grosse motivazioni per spiegare, ma di fatto capiamo velocemente che cosa significano. Invece, in questo linguaggio antico, le corna sono il segno del potere, della forza, è più logico e normale. Gli animali con le corna le usano per combattere e le corna sono un segno di forza. Avere sette corna significa avere tutto il potere. Con un concetto astratto e teologico noi diciamo che è l'onnipotente, mentre gli occhi sono il simbolo evidente della conoscenza. Avere sette occhi significa avere la pienezza della conoscenza. Con un altro aggettivo teologico e astratto, diciamo che è onnisciente. Noi potremmo dire che il Cristo risorto è il centro del potere di Dio ed è onnipotente e onnisciente. Giovanni dice vidi al centro del trono un agnello in piedi in quanto sgozzato con sette corna e sette occhi. Questo è il linguaggio apocalittico, una specie di linguaggio straniero che ha bisogno di essere tradotto per essere capito. A mano a mano che comprendiamo la lingua e traduciamo le immagini in concetti, noi capiamo la rivelazione. Gesù Cristo è questo agnello che arriva e prende il libro dalle mani di colui che siede sul trono ed è in grado di aprire i sigilli. Tutta la corte celeste si inginocchia in adorazione e canta la seconda strofa di quell'inno. Prima aveva cantato Tu sei degno perché hai creato, adesso canta Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli. Perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. E li hai costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti e regneranno sopra la terra. Dio creatore, Dio redentore. L'agnello ha compiuto l'opera della creazione riscattando per Dio persone che provengono da quattro elementi, cioè dalla totalità cosmica. Tutti gli esseri viventi, gli anziani e miriadi di miriadi di angeli si inginocchiano e adorano l'agnello immolato. Tutte le creature del cielo, della terra, Sotto la terra, nel mare e dentro il mare, dicevano a colui che siede sul trono e all'agnello: lode, onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli. La natura e la storia dicono: Amen, e si inginocchiano in adorazione. Il quadro centrale dell'Apocalisse ci è stato presentato. Il trono è l'agnello. Il Cristo risorto è il rivelatore del progetto di Dio, l'unico che sa spiegare il senso. Così comincia ad aprire i sigilli e inizia il primo dei settenari.